Allora, prego, Presidente. Allora, emozionato? Tanto. Tornare da capitano è quasi un tradimento, però. Ma, non so, tradimento non credo. Sono felicissimo proprio, però sì, un po' di... È un po' strano, perché è prima volta proprio che... A tornare a uno stadio così, sai, dove ho fatto 4 anni bellissimi, e... sì, è strano, però è un gioco di calcio, allora... Gli obiettivi non mancano, allora sono stimolato anche un po' di più. Quindi ma questa fascia capitano ti imbarazza contro il Verona? No, no, non mi imbarazza niente di niente. Ho fatto una scelta quest'anno, ero sicuro della mia scelta proprio, allora non cambia proprio niente. La carica che ho avuto è la stessa carica che ho adesso, cioè non cambia niente se gioco contro il Verona, ti dico... Al di là di che mi sento tifoso di questa squadra, non c'entra niente, il gioco di calcio lì, dentro lì, 90 minuti, darò proprio il massimo perché voglio vincere e basta. A livello tecnico, grande Verona, però la difesa traballa senza mano. Grande Verona. Verona ha fatto una squadra per andare in Serie A e all'inizio abbiamo visto che ha fatto la differenza, però... Come sempre diciamo che il campionato è lungo, si è visto anche questa volta che hanno sbagliato 2 partite e sono trovati in difficoltà anche loro, nessuno ha imbattuto, se non stai attento proprio puoi fare queste figure che ti possono creare problemi, però io aspetto una Verona proprio carica perché so come l'ambiente là, però noi dobbiamo essere ancora più preparati perché a giocare là con... tanti tifosi, e una squadra che vi dico sono sicuro che andrà in campo con massima voglia, e lì dobbiamo essere noi attenti a gestire bene la partita. Quindi non credi che la difesa sia diventata una palla del buco? No, non parlerò mai male di nessuno e di niente, hanno fatto delle scelte e basta, vanno tutte rispettate, io guardo proprio la mia squadra e basta. Ora, sai, vedremo più che in casa. Io dopo qua, cioè, l'ho detto, ho fatto 9 anni in Italia e l'unica squadra proprio che mi ha dato queste emozioni è stato l'Hellas, perché ho passato 4 anni di sofferenza, di gioia, di tutto, allora dopo anche quel problema là che ho passato siamo legati troppo e mi sento proprio veramente tifoso di questa squadra, cioè... Io pianto per questa maglia, allora è normale quando piangi per un amore, no, quando piangi per tua moglie, no, diventa un amore, no? È così. Allora per me Lela, se sono riuscito a piangere per una maglia significa che è proprio amore puro, però l'ho detto, non c'entra niente, quello lo lascio a parte. Sono veramente, mi sento bene, che voglio tornare, però voglio dimostrare che ci sono e ho fatto proprio la scelta migliore perché gli obiettivi sono uguali, lo stesso obiettivi che hanno loro abbiamo anche noi e spero veramente di vincere e basta. Il fatto che si chiamasse Hellas? Ancora di più, lo sai, l'ho detto 1000 volte, è stata una squadra che come scelta quanto mi hanno chiamato era un motivo in più per tornare. Per andare là. Quindi gli stati d'animo molto diversi a fronte della capolista che però arriva da pure Batoste, 9 gol in 2 partite, voi avete 4 punti invece in 2 partite, diciamo le insidie aumentano rispetto a un golino molto negativo, una squadra cattiva in classifica, non secondo te? Quello che ho detto prima, noi non dobbiamo guardare nessuno, cioè di quello che hanno fatto, noi dobbiamo guardare noi stessi perché con tutti questi problemi che avevamo in passato e che ci è mancato la continuità, non cambia. Abbiamo fatto una vittoria a casa, cioè siamo riusciti a farla anche altre volte, però non siamo riusciti mai a andare fuori casa a trovare continuità. Allora il nostro obiettivo è di fare quello, di tornare a vincere anche fuori, a prendere punti fuori. L'abbiamo detto che è meglio che abbiamo queste partite difficili adesso, ci fa capire tanto, ci fa capire le nostre forze e dove possiamo arrivare. È meglio secondo te affrontare il Verona in questo momento, ripeto, rispetto anche a un golino non eccezionale? Ti dico la verità, non lo so, può essere che è stato meglio che l'hanno affrontato gli altri, che è stato un po' un calo dell'Ella di concentrazione, non lo so. Invece adesso ve lo garantisco proprio che la carica che
può avere la squadra a questo momento sarà piena, perché hanno sbagliato due partite, allora di sicuro qualche campanello, lo sai, è arrivato nello spogliatoio. Però paura di niente, di nessuno. Noi andiamo là, abbiamo fatto una bella partita, però dobbiamo trovare continuità. Quello che ci è mancato è quello che ci manca. Vediamo se siamo, quello che ha detto, ci fa capire tanto dove possiamo arrivare a queste partite. Rispetto all'ultima volta, avevi parlato nella prima settimana di Stefano Quarantuomo, hai fatto un po' mia culpa, tutta la squadra, no? Rispetto al vostro atteggiamento non perfetto in alcune partite. Un messaggio molto forte che, devo dire, è piaciuto anche ai tifosi. È cambiato qualcosa in queste due settimane rispetto all'atteggiamento? È cambiato qualcosa, vedremo adesso se è cambiato o no, perché già detto, a casa sempre più o meno l'abbiamo fatta la partita, l'abbiamo giocato, abbiamo dimostrato che ci siamo, però abbiamo fatto fatica a giocare fuori casa e essere proprio diversi di quello che abbiamo dimostrato in casa. Allora sarà un esame in più adesso di dimostrare che ci siamo e vogliamo fare quello che ho detto, vogliamo fare qualcosa in più. Lo dobbiamo dimostrare, cioè, abbiamo parlato tante volte per queste cose, sarebbe anche banale sempre a dire le stesse cose, atteggiamenti, no? Lavoriamo bene, tutti si sentono contenti di quel lavoro che stiamo facendo, però dobbiamo cambiare marcia. Credo che abbiamo fatto due partite belle e dobbiamo continuare così, perché dico, è un'opportunità grande per dimostrare, per far capire dove possiamo arrivare veramente. Giochiamo con una squadra forte e ci farà capire tanto. Ora si bisogna fermare pazienza, soprattutto con 12 gol in questo campionato. Bene. E fuori classe per la categoria. Sarà una bella battaglia, aspetto queste sono le belle partite che fanno la differenza, lo aspetto proprio con tanto piacere. Abbiamo giocato insieme, però non c'entra niente, siamo contro adesso, io darò il massimo, lui darà il massimo e vediamo alla fine chi vince. Senti, Marazzo, la classifica dice che vi dividono 10 punti, è reale secondo te questa classifica? Loro hanno fatto 10 punti in più, significa che sono stati più bravi di noi. Noi abbiamo sbagliato tanto in passato, però c'è tempo per quello, però serve la continuità. Se tu mi dici che loro sono 10 punti in vantaggio, significa che sono una squadra più forte di noi, non lo posso dire, perché io mi fido della mia squadra e dei miei compagni, che questa squadra proprio me la sento come una squadra veramente forte, però ancora ci manca qualcosa e questo vediamo se riusciamo a tirarlo fuori. Queste doppie sedute di allenamento cominciano a pesare un po' sulle gambe? No, ma non c'entra, no. Alla fine, anche prima, quando facevamo una, era proprio il lavoro di due allenamenti, non era un allenamento, diciamo. Facevi palestra, dopo facevi il lavoro in campo con mister, allora adesso li fai separare in due, però stiamo lavorando un po' diversamente, però ognuno ha le sue idee, noi siamo dei soldati che seguiamo, non facciamo nient'altro. So che ieri avete visto le immagini di solito si analizzano gli errori, ce n'erano tanti nonostante la vittoria? Gli errori ci sono sempre, perché è impossibile non fare una partita senza errori, però vediamo che è una squadra che si cresce, è cresciuto veramente tantissimo in due partite, è stato anche bello a fare due partite in casa, perché come siamo riusciti a prendere due risultati ci ha dato un po' più fiducia, però adesso ci aspetta una battaglia, vediamo, speriamo di fare meno errori possibili, perché credo che sarà anche normale, perché dopo un po' inizia a abituarci al gioco del mister, le nuove idee che ha portato, e credo che possiamo andare avanti e veramente fare delle belle cose. Pasquale? Ah, scusa, devi fare un'altra? No, un'altra soltanto, velocemente. Cosa stai imparando dei paesi? Dei? Baresi. In che senso? Del pubblico, della città, della gente. La città, vabbè. No, per la curva quello che mi piace è la passione che hanno, e lo dimostrano sempre noi domenica, non il sabato, diciamo, non in partita, è quello che mi fa proprio piacere. Quello che mi è piaciuto il sabato nella partita è stato un po' la gente che ha iniziato a fischiare un pochino, è una cosa che a me in generale durante la partita non mi piace, dopo la partita va tutto accettato, però durante la partita ogni volta che sbagli qualcosa c'è quel fischio, devono capire che siamo tutti qua per il bene della squadra, non siamo qua perché
vogliamo perdere, vogliamo vincere, però andiamo sostenuti fino alla fine, e dopo, alla fine, quando facciamo i conti, se vedono che non abbiamo giocato bene, possono fischiare e va accettato. Però durante è un appello questo, è una specie di appello questo? Sì, deve cambiare, cioè quando diciamo di mentalità e atteggiamenti o così, non vale solo per i giocatori, vale anche per la, cioè, per la gente. Ti dico, a me mi piace vedere la curva quando canta, anche quando sbagliamo, loro continuano perché si sentono che per loro c'è il Bari e nient'altro, non ci sono i nomi, non c'è Moras, non c'è Brienza, non c'è nessun altro, cioè noi siamo qua adesso, domani non ci siamo. Loro sono sempre qua presenti, allora loro devono venire qua per il Bari, anche se la squadra non va bene devono essere qua sempre a sostenere la squadra, perché vengono per il Bari, non vengono per nessun altro. Allora spero che cambia un po' questo pensiero di tanti tifosi di fischiare, di fare, perché di sicuro non aiuta, non aiuta. A me può essere che mi crea problemi, mi fa sentire un po' male, però mi fa sentire male perché non è così il calcio deve essere una festa, cioè loro devono venire qua con la voglia proprio di sostenere i giocatori che giocano per i colori della città, e devono essere orgogliosi per loro. Dopo, se non sono contenti per un risultato o no, possono fischiare dopo la partita. Pasquale? Chiedo scusa innanzitutto se farò una domanda a cui hai risposto, perché sono io che ho dovuto darti. Due cose velocissime. Con il 4-3-3 la Liga si sente un pochino più protetta, un po' più solida, un po' meno, diciamo... Credo che abbiamo analizzato anche l'altra volta quello. È normale che una squadra, quando gioca con un giocatore avanti dalla difesa, è un po' più coperta, cioè ci sta, è normale, però se le linee non lavorano bene in generale puoi sbagliare di tutto, perché non significa che una squadra, se gioca 4-4-2, prende meno gol, o 4-3-3 prende di più, o contrario, cioè quello non esiste nel calcio. Se tu le linee, se le linee lavorano bene tutte insieme come deve essere, rischi meno. Funziona così. Allora se la squadra sta meglio con 4-3-3, vediamo alla fine se questo è il nostro sistema di gioco. Però, come mister l'ha detto, che io sono d'accordo con lui, proprio non c'entra niente i moduli così, perché mister già l'ha cambiato tante volte anche durante la partita, cioè gli ultimi 10 minuti abbiamo giocato con 3-5-2. Sono legato, sono con Juanito, che è rimasto là, che abbiamo fatto tanti anni insieme. Non c'ho nessull'altro proprio che sono legato così, perché sono andati tutti via quelli che siamo stati legati. Con Juanito, no, solo con Juanito mi sono sentito, e anche Sandro Mazzola, team manager, che siamo amici proprio. Quindi sarà lui la prima persona che saluterai? Chi? Sarà team manager, sarà Juanito, sì, e dopo gli altri compagni che abbiamo fatto, però... Come legato, cioè sono legato, siamo amici nel senso con team manager e Juanito, sì, abbiamo fatto amicizia proprio che rimane anche oltre il calcio. C'è in pari una cena per la Firenze magari? Ah, può essere che facciamo qualche, insomma, con Juanito non cena, facciamo qualche grigliata, perché quelli argentini lo sai come fanno qualche grigliata così enorme. Allora, se poi c'è una curiosità che abbiamo preso dai social, ci è stato un colloquio telefonico con un tifoso dopo la partita? Sì. Sì, parlava di un gesto mio durante la partita, per quello che dicevo prima, fischiare la gente, no? Durante la partita, che io ho risposto quel momento là, ho alzato anche la mano perché ero incazzato, perché giochiamo calcio, giochiamo, cioè, per vincere, e dopo quello che dico arrivano qualche fischio, quel momento io ho reagito così. Così, ha risposto un pochino, però l'ho fatto capire, volevo farlo capire, perché che quella è la mentalità che mi piace, credo che sia giusta anche di avere un tifoso in generale, di sostenere la squadra. Dopo, se non è contento o no, può fischiare dopo la partita. Più o meno era quello che ho raccontato prima. Per quello. Ti piace avere questo filo diretto con il tifoso? Ah, io sempre l'ho avuto, non mi nascondo proprio. Io dirò sempre il mio, se sono capitano o no, per gli altri può essere che non sia rispettoso quello che può... Cioè, io dirò sempre il mio, quello che sia giusto. Mi chiedi perché, ti dico il perché. Dopo, se ho sbagliato, no, cioè, alzo la mano e dico, chiedo scusa. Però credo che quel momento là, credo che sia giusto essere insieme tutti fino alla fine. Dopo facciamo i conti alla fine, se non siamo contenti potete fare tutto quello che volete, potete dirci tutto quello che volete, va accettato. Altro? Una curiosità.
sembrato come se vi siate un po' bloccati psicologicamente. Cioè, vi tieni che uno dei problemi principali di questa squadra sia in qualche modo la pesantezza anche mentale nell'approccio alla partita, che evidentemente poi si è messa in discesa dopo quel gol? No, ci sta, che anche altre volte quando... Sai cosa? Non è facile. Vediamo tante squadre in... Non so, devo pensare a Manchester United, no? Si è in difficoltà, è difficile reagire, anche quello, loro che sono campioni. Quando ti trovi in difficoltà non è facile. Per quello dico che sia stato bello fare due partite in casa, perché vabbè, credo che con Spezia potevamo vincere lo stesso, vabbè, è arrivato con le 8 rette alla fine che siamo stati un po' sfortunati. Però è stato bello veramente vincere con Carpi, perché è stata veramente una squadra molto difficile, perché non ha provato mai a giocare, ha provato sempre a crearti problemi. Allora, sai, essere lì sempre, a girare la palla, avere la pazienza giusta per poter fare un gol, e dopo sapevamo che sarà più facile, perché Carpi, anche se fai un gol, non è che cambia il suo modo di giocare, continua con lo stesso modo. Allora, quando è arrivato il primo gol, credo che noi siamo stati bravi a continuare a fare il nostro gioco e non abbassarsi. No, può essere che giusto anche dai un po' di campo, ci sta, però credo che siamo stati veramente bravi a gestire bene la partita. Il fatto di avere un allenatore che sul 2-0 ha tolto via la giacca, l'ha buttata via, no? Evidentemente qualcosa che non andava nel verso giusto, cioè cosa rappresenta per te, che sei un sanguigno come lui e per la squadra? Ah, giusto che sia così, lui è così come carattere, è giusto che si esprima con quel modo là. Ognuno, cioè, sono altri allenatori che sono tranquilli, lui si esprime così, è sempre carico, da in allenamento si sente, urla sempre, cerca di metterti subito dal primo allenamento che di essere pronto per la prossima partita. È così, fino adesso ha funzionato bene, spero che funzionerà. Io l'ho detto anche l'altra volta, che prendere come esempio quella carica che ha mister, perché se vedi la carica di mister ti dà qualcosa in più, ti sveglia, ti tiene sempre concentrato. Allora sono esempi buoni, cioè per me esattamente mi fa piacere che vedo una persona così sempre carica e dà sempre il massimo, perché non puoi tu, cioè non mi permetto nessuno, cioè noi stiamo tranquilli e lui è sempre affamato, no? Anche noi come lui. Bene così? Grazie a tutti, grazie. Grazie capitano. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.